Non si può essere allo stesso tempo in zona gialla dal punto di vista sanitario e in zona rossa per i ristori, lo ha detto il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, nel confermare che nel decreto appena varato dal governo, il cosiddetto Ristori Ter, non sono previsti contributi per le regioni in fascia gialla, dove però i governatori hanno deciso, insieme al ministro della Salute, restrizioni ulteriori rispetto alla fascia assegnata, come nel Veneto, dove ad esempio nei festivi sono chiusi anche i negozi di vicinato. Potrebbero essere attivati contributi governativi. Quello che chiudiamo siamo pronti a rifonderlo, ha chiarito Baretta, che riconosce inoltre la specificità delle città d'arte disertate dai turisti. Potrebbero essere sempre considerate in fascia rossa perché in questo momento un hotel aperto a Venezia è quasi come un hotel chiuso a Milano. Intanto un altro sottosegretario veneto, il vicentino Achille Variati, assicura interventi urgenti per le famiglie in difficoltà. 400 milioni arriveranno nel giro di 7 giorni nelle casse dei comuni, circa una trentina nelle casse dei comuni veneti, perché li girino attraverso buoni alimentari a chi ne ha bisogno. E ancora un ulteriore 1,5 miliardi per sostenere in particolare le imprese commerciali che stanno pagando il prezzo più pesante dalle tante restrizioni a cui sono state sottoposte.